Andiamo con il prossimo ospite, diamo il bentrovato perché in realtà spesso nei nostri studi solitamente lo abbiamo di persona, stamattina ci accontentiamo di sentirlo per il telefono, ma ha una bellissima voce per cui a me piace anche per questo. Checco Tonti, buongiorno. Buongiorno e grazie per questo È complimento. vero, io Lo sono. dice a tutti. Le voci mi affascinano, sì, è vero, è così, sarà una Ah, quindi il deformazione fatto che io sia qui di professionale. persona E rema questo mi contro di turba un me. po' di più, in Ho effetti. capito. Se sentissi solo la tua voce, forse il nostro rapporto sarebbe migliore. Checco, Se vuoi me ne buongiorno. vado. Allora, Buongiorno, buongiorno. ti contattiamo in realtà per ben due iniziative. Sei impegnatissimo in questi giorni, perché ti vedremo protagonista in un paio di occasioni, una un pochino più lontano, una un pochino più vicino a Rimini. Partirei da quella più lontano, perché ci porta direttamente a domenica al Teatro Pagliughi di Gatteo. Che cosa fai? Al Teatro Pagliughi di Gatteo va in scena Equilibri, la storia dei saltimbanchi. È uno spettacolo che ho scritto assieme a Daniele Maggioli, cantante, cantautore, musicista, noto anche per essere uno dei due del duo bucolico. È un caro amico, Daniele, con cui collaboro da tanti anni. Nel 2005 abbiamo scritto insieme questo spettacolo che racconta la storia dei saltimbanchi, a partire dalle origini fino ai nostri giorni. E la cosa incredibile che mi aveva colpito era stato scoprire che il primo reperto di giocolieri è un graffito del 2040 avanti Cristo. No, già c'erano i giocolieri? È il C'è un tempo della graffito pietra, nella tomba praticamente. di un faraone, e noi partiamo proprio da lì, in cui sono raffigurati degli uomini che lanciano degli oggetti, sembrano delle palle, delle pietre, non si sa. 2040 avanti Cristo, pensate. Quindi da lì si snoda la storia, che poi attraverso i secoli arriva fino ai nostri giorni, e vediamo la figura del saltimbanco, come si è evoluta, i passaggi nell'epoca Ecco, quelli sono greca, stati i romana. momenti storici in cui il saltimbanco ha avuto più fortuna, invece quelli in cui era meglio fare Momenti un'altra bui. cosa. Allora, non arrivo a tanta scienza, nel senso che io resto comunque un piccolo animale da palco, non sono uno studioso della storia dello spettacolo, però quello che ho studiato mi dice che la figura del saltimbanco resiste, vecchio detto, panem et circenses, no? Resiste sempre a tutte le intemperie dei secoli e per ogni epoca ha avuto una sua grande funzione. Nel Medioevo la grande figura del giullare, del buffone di corte, poi questa stessa figura si è trasformata quando è nato il clown, si è trasformata nel 700, 800, ai nostri giorni, poi è arrivata attraverso il cinema muto, quindi i grandi clown sono i primi grandi comici del cinema muto. Oggi il saltimbanco ha dilagato in ogni contesto, anche nei contesti più disparati, non solo in teatro, non solo nel cinema. Quindi è una figura immortale. Noi alla fine dello spettacolo lanciamo questo segnale che finché ci sarà l'uomo, il saltimbanco, in qualche forma, sia esso un clown, un giocoliere, un giullare, un cantastorie, un mimo, un equilibrista, un acrobata, quello che vogliamo, lui ci sarà sempre. E poi, guarda, al contrario direi anche che ecco, se l'umanità ha un saltimbanco, forse riesce ad essere anche un pochino più umana. Io la guardo anche dall'altra parte e non so se può essere utile, perché credo che abbiamo bisogno anche per essere un pochino più umani di una leggerezza, ma anche di una capacità di sdrammatizzare, di ridere, di giocare, che forse un po' più umani ci rende. Questo è l'appuntamento di domenica 22, quindi dobbiamo fare... 16:30 Teatro Pagliughi di Ma Gatteo, Gatteo. un attimo, insomma, Gatteo, si ma fa una sì. Vabbè, passeggiata. a piedi Poi, no, eh? una Più passeggiata nel anche. senso domenicale, si prende la propria automobile e Specifica. poi si fa un giretto a Gatteo. Questo è per tutti, immagino, che okay, con questo spettacolo, grandi, piccini, piace a tutti. Sì, è una narrazione, quindi ovviamente si consiglia per le fasce di età per i bambini dai 6 anni in su, però piace a tutti, piace tanto anche agli adulti. C'è una parte dedicata ai filosofi greci molto divertente, una parte sul rapporto tra saltimbanco e Socrate, quindi anche gli adulti si divertono, sì. Caspita, bello. Poi veniamo a Rimini, però ci spostiamo di un'altra settimana. Cioè approfittiamo di te che sei qui, giusto per... Poi magari torniamo a parlarne anche settimana prossima. Sabato 28, Teatro degli Atti, una serata di raccolta fondi per i Ciarlatani Senza Frontiere, una serata che leggendo qui, insomma, deve essere speciale. Raccontaci un po' anche questo. Ma io la sto vivendo ancora di più, è ancora più che speciale per me, è una serata nella quale avverto
un calore immenso da più parti, perché allora, in sintesi, il progetto Ciarlatani Senza Frontiere, abbiamo avuto modo in passato di parlarne, è un progetto che abbiamo fondato alcuni anni fa, con il quale portiamo gli spettacoli di clown e teatro di strada nelle zone di povertà, di conflitto, di disagio. Quest'anno ripartiamo a febbraio, stiamo preparando un nuovo viaggio, eravamo fermi da un po', l'ultimo viaggio è stato fatto in Kenya nel 2010, prima eravamo stati in precedenza in Palestina e ancora prima nei campi profughi saharawi, abbiamo fatto 3 viaggi fino ad oggi. A febbraio ripartiamo con un gruppo che si sta formando, dovremmo essere circa 6 o 7 tra artisti e chi ci segue per la documentazione. Mio fratello è stato uno con me dei fondatori, Massimo Tonti, che si occupa di tutta la comunicazione, e assieme a lui stiamo coordinando questa serata che si farà il 28, una serata nella quale hanno aderito tanti amici artisti da fuori, da Rimini, vengono anche nomi che ci fa piacere avere, per esempio il nostro ospite più importante sarà Sergio Sgrilli, un comico con il quale abbiamo stretto un rapporto molto, molto forte recentemente, siamo diventati molto amici, e lui verrà come tutti gli altri a sostenere il progetto. Sarà una serata divertente, quindi di arte varia, con oltre a Sgrilli ci saranno altri attori comici, ci saranno dei performer, ci saranno dei freestyler, abbiamo Clay, il fondatore del Paganello, il campione mondiale di frisbee acrobatico. È una serata sui per tutti i gusti. Sì, e poi abbiamo vorrei i cantanti, e poi vorrei dire che ecco calcio, bravo, sì. Visto che qui noi abbiamo grandi supporter del Rimini che ci ascoltano, io direi questa cosa perché secondo me prendi 20-30 insomma nuovi possibili partecipanti solo dicendo chi ci sarà quella sera. Certo, ci sarà il super capitano Adrian Ricchiuti e il portierone Francesco Scotti, vengono a salutarci, ci sostengono anche loro, già era capitato nella serata precedente. Poi, oltre agli artisti, la cosa che mi emoziona tutti i giorni è sentire che altri professionisti, che magari non vedrete sul palco, ci stanno aiutando, ma sono professionisti con la P maiuscola, ad esempio la grafica ce l'ha firmata Stefano Tonti, niente poco di meno, la comunicazione ce la sta facendo Intera, che è un'agenzia straordinaria, ci aiuta tutti i giorni a sostenere questo progetto e tutti ci credono, allora ci stiamo iniziando a credere davvero anche dobbiamo noi. Dobbiamo crederci, noi siamo qui a sostenervi, sabato 28 Teatro degli Atti, però i biglietti stanno per finire, quindi sì, insomma... Sì, bisogna prenotarsi, è meglio perché stanno fioccando le prenotazioni, allora la cosa migliore per prenotarsi è andare direttamente sulla pagina dedicata, che ha una sua sto prendendo il link, ciarlatani senza frontiere.eventbrite.it, scritto eventbrite, insomma event lo diciamo a tutti, sì. eventbrite.it, oppure si può telefonare al 333 40 86 826. Allora noi facciamo così, che ecco, sicuramente un'altra comparsata prossima settimana o da noi o da Max e Matteo, insomma ne vale la pena farlo perché vogliamo esserci, anche perché prezzo popolare, iniziativa splendida, progetto fondamentale di questi tempi, quindi noi intanto diamo il là a tutti coloro che sono indecisi su che cosa fare sabato 28 e domenica 22, per cui insomma grandi protagonisti. Mi concedi solo 7 ma secondi, ma anche 8. Dico, dai, tutti gli artisti: Sergio Sgrilli, Andrea Lupo, Chiara Del Vecchio, Clay Collerà, Marco Moretti, Eleonora Mazzotti, Paolo Sgallo, Raul Somarriba, un messicano giocoliere bravissimo, Nicolò Felli, Thomas Betti e poi c'è anche Ricky Rovescio Mondaini. Li ho detti tutti. Speciale, sono... speciale. Ci siamo anche io e Fabio Magnani. Sì, esatto. Vabbè. Conduciamo la serata. Dai, su, vabbè, è che bisogna dirlo, assolutamente. Teatro degli Atti, vi aspettiamo. Checco, grazie intanto, buon super lavoro, impegnatissimo, come sempre ne siamo felici. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.